Nel primo trimestre 2014 il PIL dell'area euro è cresciuto dello 0,2%. La crescita quindi è stata positiva per il quarto trimestre di seguito, in linea alle aspettative. La domanda interna è diventata la fonte principale di crescita per il secondo trimestre. Gli indicatori mensili sono stati più misti, riflettendo anche alcuni fattori tecnici in parte. In generale, considerando la volatilità, gli indicatori mensili della volatilità, ci si aspetta che la ripresa moderata continui. In futuro, la domanda interna continuerà a sostenere la crescita, assieme a una politica monetaria agevole che è stata introdotta in giugno, e assieme anche a un miglioramento delle condizioni finanziarie. I progressi fatti nel consolidamento fiscale, nelle riforme strutturali e anche un aumento del reddito disponibile reale daranno uno slancio positivo alla crescita nei prossimi 2 anni. Inoltre, la domanda di esportazione dovrebbe trarre beneficio dalla ripresa globale in corso e quindi dovrebbe rafforzare lo slancio di crescita nell'area euro.